La costruzione del santuario della Beata Vergine del Tresto è legata all'evento miracoloso che accade al barcaiolo Giovanni di Bartolomeo, detto Zello da Ponso, la notte del 21 settembre 1468. Giovanni, tornando da Padova, si fermò a riposare a Este. Durante la notte fu svegliato da due signore bellissime che lo condussero alla località Tresto di Ospedale Teoganeo. La più graziosa tra le due donne confessò al barcaiolo di essere Maria, la madre di Gesù, e gli ordinò di costruire una chiesa. La notizia di questi fatti miracolosi fece arrivare al Tresto moltissime persone. Tutti offrirono qualcosa per contribuire ad innalzare la chiesa, che fu completata in soli 9 mesi tra il 1468 e il 1469, forse per opera del grande architetto Lorenzo da Bologna. La facciata è semplice ed elegante. Chi la osserva è attratto dalla forma rotondeggiante della parte superiore, che ricorda la valva di una conchiglia, dal grande rosone e dalle ampie finestre che ne illuminano l'interno. Sul lato destro è inserita un'importante lapide in pietra che riporta la storia della costruzione della chiesa e che si può considerare come il primo documento scritto sulla storia della chiesa. All'esterno della chiesa, sul lato sinistro dell'edificio, troviamo una fonte. I fedeli ritengono che quest'acqua sia miracolosa. La leggenda racconta che durante i lavori di erezione del santuario, tutta la zona fu colpita da una terribile siccità. Il popolo iniziò ad invocare la Madonna del Tresto per chiedere aiuto e dopo solo un giorno, una buca scavata nel terreno, dove ora c'è la fonte, cominciò a riempirsi di acqua e non si prosciugò più. Il bel campanile si trova nella parte posteriore della chiesa. Durante i recenti lavori di restauro è stata trovata un'iscrizione che data la costruzione al 1490. Accanto al santuario, sul lato destro, sorse un monastero inizialmente affidato a monaci di San Girolamo, da Fiesole, detti Girolamini. Nel corso del 600 il monastero fu ingrandito fino a raggiungere la struttura e le dimensioni che vediamo ancora oggi. Il suggestivo interno accoglie fedeli e visitatori con l'armonia delle sue forme. Lo spazio è a navata unica e termina con un presbiterio rialzato. Inizialmente la decorazione che abbellisce l'edificio era molto più semplice. Il soffitto è ornato da 4 crociere a vela con affreschi 400. Lungo le pareti della chiesa si possono notare altri affreschi a motivi vegetali realizzati nei secoli successivi. All'interno del santuario, a destra e a sinistra dell'ingresso, notiamo 2 cappelle che probabilmente risalgono all'epoca di costruzione della chiesa, ma che furono modificate ed ingrandite nel corso del tempo. Quella di sinistra è la cappella del fonte battesimale o di San Matteo. Lungo la navata, a destra e a sinistra dell'altare maggiore, sono collocati 2 stemmi in pietra che raffigurano uno scorpione, il simbolo della famiglia di Bonifacio de Rossi. Costui era un ricco signore padovano che ricevette una grazia dalla Madonna del Tresto. Perciò, per gratitudine, finanziò molte opere all'interno della chiesa. Sotto lo scorpione di sinistra, una lapide ricorda che l'altare della Madonna fu fatto costruire da Bonifacio, che ne pagò le spese. Sotto lo scorpione di destra, invece, c'è una preghiera a Maria affinché protegga sempre gli uomini. Presso il santuario del Tresto venivano collocate molte tavolette dipinte, assieme ad altri piccoli oggetti donati dai fedeli come ringraziamento a Maria per averli aiutati o salvati da situazioni pericolose. Il loro nome è Ex Voto, opere molto semplici realizzate da persone comuni per esprimere la loro devozione. All'interno del santuario è ancora presente un ex voto molto particolare, chiamato il Quintan del Tresto, l'armatura di Bonifacio de Rossi che indossava quando fu ferito in battaglia. Nella Bassa Padovana, ed in particolare ad Ospedale Teoganeo, esiste un detto che recita: «Tessi duro come il Quintan del Tresto», usato per indicare le persone molto cocciute e testarde.
La struttura dell'altare maggiore fu acquistata nel 1694 da un'altra chiesa che probabilmente stava per essere demolita. È riccamente decorato da gruppi di angeli e cherubini che sembrano avvolgere, quasi in segno di protezione, l'immagine sacra di Maria e Gesù. Sopra le porte che conducono all'abside possiamo riconoscere San Pietro e San Matteo. La parte scultorea è stata realizzata da Antonio Bonazza all'inizio del Settecento. Dietro l'altare maggiore, attraverso una doppia scalinata, si giunge all'immagine sacra della Madonna col Bambino, attribuita al pittore Jacopo da Montagnana e realizzata subito dopo la costruzione della chiesa, probabilmente tra il 1469 ed il 1470. La leggenda racconta che una volta eretto il santuario si volle adornarlo con un bel dipinto. Fu incaricato un pittore che però dopo aver preparato il necessario per realizzare l'opera non riuscì a trovare un'idea su come eseguirla. L'artista si addormentò e al suo risveglio il dipinto era terminato, realizzato da un angelo. Rappresenta Maria e Gesù, teneramente abbracciati.